Modena passa a Vibo e si porta al secondo posto affiancando Civitanova ad un punto dalla capolista Perugia in attesa del big match di domenica tra marchigiani e umbri. Successo per 3-0 che non è mai stato in discussione, salvo il finale proprio del terzo set quando Vibo è sembrata in grado di riaprire la partita. Ma dal 19-18 per i calabresi Bruno ha deciso che era il momento di scatenare Irvine Ngapet e così il francese, già efficientissimo durante tutta la partita, è diventato imprendibile per il muro e la difesa della Calipo. Meritato titolo di MVP per lui, best scorer con 17 punti e il 67% di attacchi vincenti. Vibo ha fatto la sua partita contro un avversario certamente più forte, ma costretto a parziali alti. Troppi gli errori in battuta di Sabbi, 7 su 8 tentativi, che Stoichev nel terzo set ha sostituito temporaneamente con il giovane Pinali. Antonov ha provato a trascinare i calabresi, supportato da un patch ancora troppo falloso, ma capace di far segnare comunque un 58% in attacco con 11 punti. Ora Modena si mette alla finestra, anzi davanti alla TV, a vedere Lube Sir e guarda già la prossima partita di nuovo in trasferta contro l'incognita Trento. Trento che domenica viaggerà alla volta di Piacenza per testarsi dopo la vittoria di carattere contro Latina. Da seguire la trasferta di Ravenna, quarta in classifica, proprio in casa dei Pontini.